Quale futuro, quali competenze, quali risorse per le province, per garantire il governo di area vasta di questioni e temi come l'urbanistica, l'istruzione superiore, la viabilità, i centri per l'impiego. Se ne è discusso nella 19ª Assemblea Generale dell'Unione Province Piemontesi, dedicata a una serie di aggiornamenti e riflessioni su di un assetto istituzionale che dovrebbe essere definito nei prossimi mesi dal Codice delle Autonomie Locali, attualmente all'esame del Parlamento. Il rischio è che se il codice non verrà approvato e non verranno fissate esattamente le competenze e le risorse in capo ai comuni e alle province, il cosiddetto decreto Salva Italia che il governo Monti adottò a fine 2011 produca senza mediazioni i suoi effetti, trasformando le province in enti di secondo livello che non fanno amministrazione ma solo coordinamento delle politiche di area vasta. All'Assemblea dell'Unione Province Piemontese è intervenuto l'ex presidente della Corte Costituzionale, professor Valerio Onida, che ha dedicato ampi studi all'assetto delle autonomie locali italiane ed è molto critico sull'impostazione del decreto Salva Italia. Professor Onida, ma che fretta c'è di abolire le province? Che significato ha un'operazione di questo genere? Beh, appunto non c'è nessuna fretta, ma non solo non c'è nessuna fretta, non ha senso il discorso di abolire le province, il discorso di ripensare l'insieme delle strutture amministrative, non trascurando il fatto che le funzioni amministrative si collocano a livelli territoriali molto diversi. Le funzioni elementari non possono che stare a livello del comune e i comuni sono di dimensione spesso piccolissima. Le funzioni più ampie, le programmazioni e legislazione si collocano a livello regionale o nazionale, ma c'è un livello di funzioni intermedie, di area vasta come si usa dire, che non possono che essere collocati in capo ad un ente come oggi è la provincia, come in alcuni territori sarà la città metropolitana e soprattutto in quelle regioni che sono, che hanno un territorio più vasto, una popolazione più ampia. Tutti questi principi sono fissati nella nostra Costituzione, c'è un ricorso di alcune regioni su quanto previsto dal cosiddetto decreto Salve Italia. Ha possibilità di essere accolto questo ricorso secondo lei? Ma guardi, fare previsioni sulle pronunce della Corte Costituzionale è sempre difficile e inopportuno. In novembre la Corte si riunirà per decidere su questi ricorsi di diverse regioni. Il mio personale parere è che ci sono forti elementi di incostituzionalità in questo articolo 23. Ma io sono, come dire, convinto che c'è un problema di riforma della pubblica amministrazione per farla costare di meno e questo richiede un intervento generale, non soltanto sulle province. Le province incidono la spesa pubblica soltanto per l'1,2%, quindi non è che hanno la responsabilità di tutti i guai della pubblica amministrazione. Abbiamo anche noi la nostra piccola responsabilità dell'1,2%. Però siccome ormai c'è questa concentrazione di attenzione delle province come se fossimo la causa di tutti i mali, abbiamo avviato una sfida dicendo bene, noi siamo anche disponibili ad autoriformarci, quindi un segno di disponibilità perché la situazione è complicata, riduciamo il numero delle province, cerchiamo di contenere i costi di gestione perché è chiaro che accorpandosi si riducono i costi, ma contemporaneamente avviamo un processo di riforma se vogliamo contribuire alla riduzione della spesa, quindi accorpiamo gli uffici pubblici dello Stato, eliminiamo tutti gli altri enti e quindi rispetto a una proposta del governo che consentiva un risparmio di 67 milioni, noi facciamo la sfida dicendo con questa proposta c'è un risparmio di 5 miliardi. Questo ci sembra un modo, noi l'abbiamo studiata, questa proposta incomincia a produrre qualche effetto, però occorre più coraggio perché bisogna eliminare vecchie abitudini, conservazioni e soprattutto smontare anche un'organizzazione dello Stato che obiettivamente è molto datata e soprattutto considerando che ormai lo Stato non ha più le competenze di una volta, molte sono state trasferite. Quindi c'è un processo in corso, si può partire però immediatamente e questo mi pare che sia anche un altro segno di maturità e di serietà ad affrontare questo tema della pubblica amministrazione che è un tema vero.